l'ha detto che al mare si va solo con il solleone. Anche una giornata di tempo incerto o nuvolosa come quella di oggi o come altre che arriveranno nel corso di questa estate possono rappresentare un momento di relax per grandi e piccini. Io ho il bambino e allora veniamo a prendere un po' d'aria buona anche col tempo un po' nuvoloso. Comunque ci si rilassa comunque. Certo, è sempre bello. Se no con i bambini si sta bene uguale. Assolutamente, assolutamente sì, sempre. In famiglia, tutti insieme. Gli abituè della spiaggia o anche i turisti approfittano, data l'assenza della calca dei giorni di punta, per godersi un aspetto del mare più rilassato e magari fare un bagno con tutto il mare a disposizione. Fare il bagno adesso è la cosa migliore, perché le persone si lamentano sempre che c'è troppo caldo d'estate. Oggi non è caldo, però l'acqua è calda. Anche la vita sotto l'ombrellone, con parenti e familiari ed amici, passa in scioltezza tra chiacchiere e un buon libro. Soprattutto per chi resta, chi deve tornare in città, godrà del ricordo delle ore passate a rilassarsi. Comunque sia, anche se non c'è pieno sole, ci si rilassa. No, si sta bene, anzi, dal momento che io sono abituato a stare all'ombra dell'ombrellone, direi sono all'ombra senza l'ombrellone, mi va benissimo, ecco, senza problemi. Certo che fino ad oggi la stagione, con un giugno e un luglio così pieni, sta regalando grandi soddisfazioni agli operatori balneari, che comunque, anche se arriva qualche giornata di tempo ni, hanno le attrezzature giuste per mitigare il disagio ai propri clienti. Ma io penso che la stagione per noi operatori turistici, nel senso bagnini, va a gonfie vele. Cioè, io penso che non ci si può lamentare, sole c'è stato, mareggiate no, e va bene, dai. A parte oggi, però comunque gli affezionati clienti ci sono comunque. Ma sono sempre quelli, noi gli affezionati clienti, oramai io ho un paio di alberghi di dietro, vedo sempre le solite facce, ciò vuol dire che a fare si sta bene. Succede tutto per...